che pur si muove. Vi mostriamo le immagini delle maxi operazioni che nella serata di ieri hanno visto il porto fluviale di Cremona protagonista di una movimentazione lunga e delicata. Spesso vi abbiamo raccontato come questa infrastruttura si trovi ormai da anni in una situazione di stallo, un porto inutilizzato, fermo, con un enorme potenziale ma non sfruttato. Ormai in fase di dismissione, verrebbe da dire, e invece ieri qualcosa è successo, la conferma del fatto che il porto funzioni e che, se lo si vuole davvero, può rappresentare una valida alternativa al trasporto su gomma o su rotaia, anche se l'idea di renderlo un polo di riferimento resta ormai una chimera. Dalle 18:30 di ieri e sino alle prime ore della notte sono stati caricati su una chiatta un generatore del peso di addirittura 320 tonnellate, poi una turbina dello stesso peso e ancora un trasformatore da 160 tonnellate. Dopo la preparazione, che di fatto è stata la fase più lunga e delicata, quella da eseguire con precisione millimetrica, ma di fatto anche quella più scenografica a cui si riferiscono queste immagini, il carico ormai pronto è partito rigorosamente via acqua alla volta di una destinazione estera, lasciando ancora una volta il porto fluviale nella sua consueta solitudine.